Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi 5 aprile da Amazon è arrivato un pacco. Allora, saluto tanto M. Ploppus, polemico, Dean Ambrose, Semi Zayn. Comunque, adesso prendiamo la zaccagna e passiamo all'unboxing. Allora, cosa ho preso? Allora, io ho fatto la 3x18 Universal, che ho preso L'ombra del dubbio, film di Hitchcock, con Joseph Cotten, che è doppiato dal suo doppiatore ufficiale, Emilio Cigoli, e il film di spionaggio L'uomo che sapeva troppo, con James Stewart, doppiato sempre da Gualtiero De Angelis, il suo doppiatore ufficiale, anche questo è diretto da Hitchcock. E comunque ho comprato anche gli uccelli, sempre di Hitchcock, che, sempre in formato Blu-ray, che però mi arriva lunedì. E per di più mi hanno mandato anche questo, La ragazza del quartiere, film con Robert Mitchum. Questo è un film drammatico, prodotto, mi sa, dalla Metro-Goldwyn-Mayer. Qui Mitchum non è doppiato né da Panicali né da Cigoli, ma bensì da Pinolocchi, voce ufficiale di Sean Connery, Tony Curtis, eccetera. Comunque, questo film, La ragazza del quartiere, faceva parte della mia lista dei desideri, però comunque l'ho preso perché stava in offerta a 9,70. Ah, devo dirvi una cosa in più. Allora, Desiderami, che era nella mia lista dei desideri, l'ho già prenotato alla discoteca laziale a Roma al prezzo di 11,30 euro, perché su Amazon innanzitutto non era al momento disponibile e era pure aumentato a 12,70. Comunque, allora, leggiamo un po' cosa c'è scritto. Allora, il film è diretto da Robert Wise, regista che ha avuto anche a che fare con Mitchum in Sangue sulla Luna, datato 1948. Un avvocato, Robert Mitchum, sta per divorziare dalla moglie e decide di trasferirsi a New York. Qui fa conoscenza con Gittel, Shirley MacLaine, una ragazza dell'esistenza caotica, l'avvicina cercando di aiutarla a mettere a posto la sua vita. I due iniziano una relazione, ma la donna capisce che l'uomo non è pari del tutto convinto della separazione e lo spinge a riconciliarsi con la moglie, tratto da un lavoro teatrale di William Gibson. Lingue ci sono. In italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco, dura 115 minuti, è anche un film sentimentale oltre a essere drammatico, film in bianco e nero, contenuti extra, c'è il trailer, galleria fotografica e poster in locandine, e se lo volete vedere in lingua originale c'è la possibilità di vederlo con i sottotitoli in italiano. Allora, poi passiamo ai Blu-ray. L'ombra del dubbio. Leggiamo un po'. La massima perfezione di suono e immagini. Dice che all'interno c'è la cartolina esclusiva. La visita dello zio Charlie ai parenti nella tranquilla cittadina di Santa Rosa fornisce spunto a uno dei thriller hitchcockiani più avvincenti e ricchi di suspense. Joseph Cotten interpreta l'affascinante zio Charlie e un seducente assassino che viaggia da Filadelfia alla California eludendo la legge, ma presto la giovane Charlie, Teresa Wired, l'ignara nipote che porta lo stesso nome, inizia a sospettare che suo zio sia l'assassino delle vedove allegre. Inizia così un gioco mortale, come quello del gatto col topo, per impedire di scoprire la verità. L'omicida psicopatico non ha un'altra scelta che tramare l'assassino da parte della sua preferita. La sua parente preferita, uno dei thriller psicologici più avvolgenti di Hitchcock. Contenuti speciali, c'è anche il trailer. Audio, per fortuna, è in DTS ed è una cosa buona per essere un Blu-ray. L'uomo che sapeva troppo. Allora, come all'interno c'è sempre la cartolina esclusiva, infatti si intravede da dentro la massima perfezione di suono e immagine. James Stewart e Doris Day, in un raro ruolo drammatico, sono gli straordinari interpreti di questo thriller brillante dall'indiscusso maestro del brivido, Ben e Joe McKenna.
Sono due tranquilli americani in vacanza in Marocco con il figlio Hank. Dopo aver visto morire una spia nel mercato di Marrakech, la coppia scopre che il figlio è stato rapito e portato in Inghilterra. Non sapendo più di chi possano fidarsi, McKenna recapitano in un incubo di spionaggio, omicidi e terrore. Presto anche loro, le loro vite saranno appese a un filo mentre si avvicinano alla verità, l'agghiacciante momento cruciale all'interno della Royal Albert Hall. Contenuti extra, ci sono varie cose, c'è anche il trailer. Allora, vediamo un po' com'è l'audio. Audio sempre in DTS, sottotitoli in varie lingue. E comunque, e niente, ci vediamo alla prossima. Comunque, li tengo sempre incellofanati finché non me li vedo. E niente, ci vediamo alla prossima.